I discepoli Giacomo e Giovanni chiesero a Gesù, vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo? E Gesù disse, no. Nella trentesima domenica del tempo ordinario ci viene proposto un altro episodio, sempre del racconto di Marco, immediatamente successivo a quello di domenica scorsa, in cui c'è una persona che chiede a Gesù qualcosa ed egli dice di sì. È l'episodio del cieco di Gerico, presentato con nome Bartimeo, un mendicante. Che cosa vuoi che io faccia per te? Rabboni, che io rievabbia la vista, che io possa vedere. Ai discepoli che chiedevano i primi posti, Gesù disse no al Mendicante cieco che chiede di vedere Gesù dice di sì. Catechisticamente, l'Evangelista Marco vuole presentare l'itinerario dei discepoli. L'abbiamo già visto qualche domenica fa a proposito del sordo muto. Adesso lo vediamo a proposito del cieco, l'immagine dell'handicap fisico. Serve per presentare la situazione spirituale dei discepoli. Sono i discepoli di Gesù sordi e ciechi, perché non ascoltano, non capiscono quello che dice, non vedono dove Gesù sta andando a parare, non riescono a capirlo. Hanno bisogno di un intervento curativo. E questo miracolo è alla fine del cammino di Gesù verso Gerusalemme. Ed è importante come finisce il brano liturgico proposto in questa domenica, che chiude anche il capitolo 10. Il cieco mendicante subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Gesù sale da Gerico a Gerusalemme e entra in città solennemente. L'episodio successivo è quello dell'ingresso trionfale nella città santa, evento che inaugura la passione. Il cieco guarito segue Gesù lungo la sua strada. Ecco il modello offerto al discepolo superare la durezza del cuore, superare la sordità, recuperare la vista e seguire Gesù sulla sua strada, che è la via crucis, sulla sua via attraverso la croce fino alla gloria. Come quando leggemmo l'episodio del sordo, ci venne proposto un brano apocalittico di Isaia, così in questa domenica, leggendo l'episodio del cieco, ci viene proposto un brano profetico di Geremia che ha una sfumatura di promessa apocalittica. Siamo al capitolo 31 di Geremia, il cosiddetto libro della consolazione, il cuore del grande rotolo di Geremia. È un testo poetico che annuncia il ritorno dall'esilio. Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Fate udire la vostra lode, ditelo, il Signore ha salvato. Quando Israele fu portato in esilio in Babilonia, sembrava che tutto fosse finito. Sembrava consumato il dramma ultimo e definitivo. E invece c'era ancora speranza. Ci fu una possibilità di ritorno. Ecco. È una parola messa in bocca direttamente al Signore. Li riconduco dalla terra del settentrione, rispetto a Gerusalemme e Israele, Babilonia è al nord, non solo, ma perché gli esuli devono percorrere la strada della mezzaluna fertile. Non possono attraversare perché c'è un enorme deserto direttamente da Babilonia a Gerusalemme, ma devono salire a nord e poi scendere lungo la costiera mediterranea. E quindi i rimpatriati vengono da nord, scendono di nuovo nella terra promessa. Dio promette, li riconduco dalla terra del settentrione, li raduno dalle estremità della terra. Dove erano state disperse, fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente, ritorneranno qui in gran folla. Fare circa 3.000 chilometri a piedi è un'impresa. E fra questi rimpatriati ci sono il cieco e lo zoppo, due personaggi simbolici che indicano un po' l'insieme del popolo. Cieco e incapace di camminare, sono immagini che devono essere interpretate. È l'Israele che non ha capito, è l'Israele che non ha praticato e tuttavia viene salvato. E a fianco al cieco e allo zoppo vengono messe due figure positive, ugualmente simboliche, la donna incinta e la partoriente. 3.000 chilometri per una donna in quelle condizioni non è possibile. Eppure è l'immagine stessa del popolo, che porta in seno la speranza, la novità della vita, quel popolo handicappato, bloccato viene salvato, è un popolo che sta per partorire la vita nuova. Erano partiti nel pianto, io, dice il Signore, li riporterò tra le consolazioni, li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, dal deserto si passa al giardino irrigato, li accompagnerò per una strada diritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Il Signore protesta la sua paternità, cioè proclama con forza il suo ruolo di padre e garantisce che farà valere i suoi diritti e non abbandonerà Efraim, suo primogenito riferimento alle tribù del nord, proprio perché Geremia è legato di più alle tribù del nord e questa parola profetica, scritta prima dell'esilio, annuncia che quella distruzione non è l'ultima parola, c'è una speranza. E il Salmo commenta ancora questo dramma dell'esilio. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion ci sembrava di sognare, perché grandi cose ha fatto il Signore per noi. Il Signore fa grandi cose, ci ha liberati, ci ha fatti ritornare, ci ha aperto gli occhi, ci ha resi capaci di seguirlo lungo la sua via. Seguiamolo.